comandare ad impostare i due pedali nella maniera corretta, ovviamente secondo il vostro modo di suonare. Prima di cominciare, due cose. Per prima cosa, ovviamente, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così attivate le notifiche, andate su tutti i miei social, Facebook e Instagram, andate sul sito GasTube a leggervi gli articoli che sono fighissimi, dicono un sacco di cose interessanti. Seconda cosa, una premessa. Oggi andremo a vedere come impostare i pedali, però attenzione ragazzi, ci sono sia regolazioni con le viti, sia regolazioni con le brugole. Oggi andremo a vedere e vi consiglio di toccare solo le parti in cui ci sono le viti, perché le brugole tante volte servono proprio per fare stare insieme i pezzi del pedale. Quindi se andiamo a svitarle c'è il rischio di fare un macello. Lasciamole lì. Partiamo dal Charleston. Il Charleston ha tre viti principali che sono una, due e tre. Questa qua ovviamente va ad agire sul piatto sopra del Charleston. La seconda, mettiamola sul cavalletto che forse è meglio, va invece ad agire sul piatto sotto. La terza vite, che è questa qua, sotto, va ad agire sul posizionamento delle tre gambette. La molliamo e poi possiamo girare le gambette in questo modo senza che il pedale si muova. Occhio, perché non tutti i pedali hanno questa cosa qua, ma è una roba veramente comodissima, soprattutto per chi ha il doppio pedale. In più, se guardate bene sotto il vostro Charleston troverete questa vite. A che cosa serve? Se io la tiro, il piatto aumenta l'angolazione finché tocca il piatto sopra. Può servire nel momento in cui andiamo a suonare su un palco che non è perfettamente in piano, oppure è figo anche per avere un suono più forte nel momento in cui chiudiamo il Charleston. L'ultima cosa, che è quella più sottovalutata, ve lo faccio vedere da questo Charleston qua, perché in realtà come fatta mi piace di più. Questo serve per controllare quanto duro sarà il pedale, perché il pedale può essere più morbido o più duro. Lo decidiamo andando ad alzare qui e a girare. Quindi in questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 possibilità di morbidezza del pedale. Ok, passiamo al pedalo. Non vi faccio vedere le cose solite che già sapete, cioè come alzare, come avvitare. Per prima cosa, allora, questa è la molla che andrà a decidere quanto il vostro pedale sarà duro o morbido. Per modificare la durezza della molla dobbiamo svitare questa vite qui. Svitarla un pochettino, ma non tutta, da farla uscire. Poi svitare questa rondella che c'è sopra e girare la rondella che c'è sotto. Vedete, la molla è diventata più piccola. Se invece vado a girare in senso antiorario questa vite, la mia molla è diventata più lunga, quindi sta tirando. Questo significa che il mio pedale sarà più duro da suonare. Non c'è nessuna regola sulla molla, secondo me dovete tirarla di più o di meno e guardare quando vi trovate meglio. Altra cosa, se andate a vedere sopra la molla trovate questa vitina qui. Cosa ci serve? Questa vitina qua, nel momento in cui andiamo a svitarla, il pedale farà questo, perché la molla non agisce più sul pedale. Ovviamente non bisogna suonare in questo modo, ma serve per posizionarci il battente dove vogliamo. Se noi vogliamo che il battente rimanga in questa posizione qui, come posizione iniziale, basta che avvitiamo e il battente rimane qui. Poi, stando sempre qui vicino, abbiamo questa vite, che è quella che serve per tenere il battente. Consiglio, non tiratela tantissimo da morire, perché si rovina. Quindi quando la avvitate, andate finché la vite fa un pochettino di forza, ma niente di più. Ultimissima cosa, guardate queste vitine qua. Mamma mia quanto è sporco questo pedale. Queste sono due, una da questa parte e una da quest'altra parte, e servono per far uscire queste due viti che abbiamo qui. Vedete che questa vite e quest'altra escono un pochettino, e così si pianteranno sul tappeto e non avete il problema solito che poi il pedale va avanti, indietro, si muove di qua e di là. Anche il video di oggi è finito. Se ti è stato utile, se ti è piaciuto, ricordati di mettermi mi piace qui sotto. Commentami se hai qualsiasi tipo di dubbio, non esitare, che se sono capace ti aiuto. Vi ricordo ancora di andare a seguirmi sui social che trovate qui sotto in descrizione, cioè Instagram e Facebook, e andate sul sito dei GasTube a dare un'occhiata. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!